amici di Onda Libera, siamo a Pesaro nella sala del Consiglio Provinciale insieme a Oscardo Severi, titolare della ditta SEA, diciamo, è promotrice di attività riguardanti la sicurezza sul lavoro. Per il sesto anno la ditta SEA ha dato vita a questo concorso di vignette per sensibilizzare l'opinione pubblica, gli operatori dei vari settori eccetera, al rispetto sui temi della sicurezza sul lavoro. Ecco, quest'anno come sta andando questa iniziativa? Ma quest'anno direi che esprimiamo molta soddisfazione per come sono andate le cose. Abbiamo avuto un proseguimento della partecipazione degli autori, abbiamo avuto soprattutto la partecipazione questa è una caratteristica, di molti autori giovani, e tant'è vero che abbiamo creato anche un premio speciale per gli inferiori ai 29 anni, che l'abbiamo dedicato al nome di Franco Rigone, che è un artista recentemente scomparso, che vince la prima edizione di Cartoon SEA. Quindi questa caratteristica del continuo affluire di artisti al concorso, molti dei quali giovani, e il numero delle opere ci fanno essere molto soddisfatti anche di questa sesta edizione. Ecco, avete anche dei riscontri sul grado di sensibilizzazione del pubblico sull'argomento? Diciamo, questa campagna sta ottenendo dei frutti da quel punto di vista lì? Sì, noi è stato uno dei due motivi principali per i quali abbiamo iniziato Cartoon SEA, che cioè quello di sensibilizzare l'opinione pubblica con un linguaggio trasversale che va dal bambino di 9 anni all'imprenditore di 80. E di sensibilizzazione sui temi dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro. Abbiamo riscontrato dei progressi, perché quando andiamo per esempio durante l'anno nelle scuole, nei comuni o in altre situazioni tipo i grossi supermercati eccetera ad esporre le nostre mostre, vediamo l'attenzione che i destinatari hanno verso questi problemi e vediamo quanto ne parlano, e quindi ci presumiamo che lo sviluppo di questa cultura vada avanti anche per merito nostro. Esatto. E speriamo anche che continui ad esserci un po' di lavoro. Sì, questo è vero. Però ecco, i problemi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro e anche i problemi relativi alla tutela ambientale rimangono, anche se purtroppo il lavoro diminuisce. Per altri motivi. Grazie mille. Siamo ora con Rocco Del Nero, dirigente provinciale INAIL di Pesaro. L'INAIL è un istituto, insomma, un soggetto istituzionale come l'INAIL ha patrocinato questa ottima iniziativa, direi, satirica per divulgare la cultura della sicurezza sul lavoro. Come siamo messi nella provincia di Pesaro in materia di sicurezza sul lavoro? Ma sulla sicurezza l'INAIL sta lavorando da anni, sia con contributi alle aziende per sostituire macchine obsolete o per adottare nuovi sistemi di gestione della sicurezza, ma sta lavorando da anni anche con progetti di sensibilizzazione del pubblico, a partire dai ragazzi delle scuole fino agli addetti al sistema di sicurezza, i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, come i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. E a questi soggetti portiamo iniziative, perché no, anche come Cartoon SEA, che sostanzialmente li fa riflettere sui temi della sicurezza e li sensibilizza ad affrontarli in maniera più attenta. I dati sono molto incoraggianti, almeno nella provincia di Pesaro, dagli ultimi dati forniti dalla stampa, gli incidenti sul lavoro sono in forte calo. Indubbiamente c'è questa azione continua che ha fatto l'INAIL, ma c'è anche un'influenza del calo del lavoro? Ma l'influenza del calo del lavoro sicuramente si sente, e comunque abbiamo verificato negli ultimi 5 anni che i dati consolidati al netto delle minori ore lavorate restano comunque in flessione. Questo in qualche maniera ci conforta, anche se non ci può consolare, perché comunque il numero degli infortuni resta alto e anche un solo infortunio mortale non può essere accettato. Bene. Grazie e complimenti anche per l'azione che costantemente sta facendo l'INAIL a livello provinciale. Grazie a voi e buona prevenzione a tutti. Grazie amici di Onda Libera, un saluto.